quando un pareggio può esaltare da una parte e abbattere dall'altra. Il Chieti accoglie il 2-2 conquistato all'ultimo respiro come una vittoria. Il Catanzaro è invece costretto a masticare amaro e vede interrompersi a quota 7 la serie di vittorie filate. Ma è un segno X giusto, perché le due squadre, alla faccia degli impegni ravvicinati, riescono a fornire uno spettacolo di livello. Più solida ed esperta la compagine calabrese, vivacità e sfacciataggine sono le armi dello sbarazzino Chieti, ancor più giovane del solito. Paolucci opta per uno schieramento senza riferimenti in avanti, è infatti il mobile Gammone a vestire i panni del centrattacco atipico. Ciccio Cozza parte con un 4-3-3 che vede Masini boa della prima linea, con Danna e l'ex pescarese Carboni a supporto. Ad inizio ripresa però il tecnico dei calabresi rivoluziona il modulo passando ad un più abbottonato 5-3-2 con l'inserimento del positivo bruzzese. Avvio shock da parte della seconda della classe, nemmeno il tempo di studiarsi un po' che il vantaggio è cosa fatta. Squillace, serve Carboni in profondità, la difesa teatina la combina grossa, permettendo al capitano giallorosso di ritrovarsi a due passi da Feola e batterlo senza difficoltà. È la decima marcatura stagionale per Sasà Carboni. Per i Lecchieti la doccia, da fredda, diventa addirittura ghiacciata 6 minuti dopo. È il decimo, quando Maisto libera la conclusione dai 25 metri. Sfera all'incrocio dei pali e il Catanzaro è avanti di 2 reti. Saltati d'un colpo i piani di Paolucci e gara in salita, ma la forza di volontà dei neroverdi è ormai conosciuta e il gol che riapre le ostilità arriva all'11esimo. A marcarlo è capitano Alfonso Pepe, abile di testa a mandare il pallone all'angolino basso sugli sviluppi di un piazzato di fiore. L'Angelini, seppur di mercoledì, è sufficientemente popolato e dimostra di apprezzare. La gara è bella, il Chieti c'è e al termine mancano 80 minuti, un'eternità. Addirittura il pareggio sembra cosa fatta con la conclusione deviata di Berardino. Mengoni è però reattivo, il Catanzaro respira. Il fervore agonistico dei padroni di casa tende a calare col passare dei minuti. I calabresi sfruttano la sostanza della mediana e l'abitudine di molti elementi a match di questo tipo. Così Fiore è costretto a provarci della distanza in chiusura di tempo. Tutto qua. Cozza, come anticipato, cambia il modulo, difesa 5 con Bruzzese. Il Chieti si arma di pazienza e continua a provarci. Pepe tenta il bis senza fortuna in apertura, quindi Paolucci butta nella mischia il forzuto La Carra in avanti e richiama Amadio. Sabatini scala accanto a Del Pinto. Proprio il neo entrato spara su punizione dalla distanza, sfera di pochissimo al lato. Il Catanzaro controlla e non riparte, ma la biglia del match la costruisce ugualmente. Corner dalla sinistra, Sirignano incorna bene, ma nei pressi della linea di porta Carboni non riesce ad impattare. Alessandro e Di Noia, altre 2 punte per il quarto d'ora finale. Il Chieti gioca il tutto per tutto e la costanza viene premiata al 44esimo. La punizione da lontanissimo, battuta da Sabatini, sbatte sul braccio di Masini in barriera, così da guadagnare metri preziosi per il secondo tiro franco. Stavolta la posizione è invitante. Sabatini calcia forte sul palo di Mengoni e può liberare tutta la sua gioia. Termina 2-2, il Chieti allunga la serie positiva e aggancia la zona playoff. Il Catanzaro recrimina per la direzione arbitrale e con la mente si proietta alla sfida con il Perugia di domenica. Mister Cozza, nervoso soprattutto per le ammonizioni, non tanto per l'evoluzione della gara in sé. No, ma a me della gara è stata una bella partita, il Chieti non ha rubato nulla. La cosa che mi dà più fastidio è un arbitro del genere che viene... Ogni fallo un'ammonizione sui diffidati nostri, una cosa inguardabile. Mi dispiace perché domenica dobbiamo affrontare il Perugia, una partita importante senza tanti giocatori, poi falli assurdi perché non erano falli d'ammonizione. Questa è una cosa che dà veramente fastidio, perché domenica noi ci giochiamo una buona parte del campionato e questo è venuto qua a Chieti a fare i danni contro di noi, senza mezze misure. Tornando invece alla gara, positivissimo l'impatto, poi nella gestione era andata bene fino a quella conclusione su punizione alla fine proprio di Sabatini. Sì, ma il Chieti ha fatto una buona partita, nel secondo tempo ha cercato in continuazione la via della rete. Sicuramente la cosa che mi dà fastidio, perché gli ha dato un calcio piazzato il primo, che c'era il fallo di mano dell'attaccante del Chieti. Batte, gli dà il fallo di mano, lì ci può stare o non ci può stare, però io
credo che il primo fallo l'abbia fatto l'attaccante, il fallo, la punizione, ed è nato tutto da lì. Poi che la partita è finita in pari ci può stare, chiede una signora squadra, una squadra giovane, una squadra importante, una squadra che può dare fastidio a tutti. E oggi non era semplice già dall'inizio, ripeto, per me incontravamo una squadra più forte, un allenatore molto preparato, una squadra molto organizzata, uomini importanti. Dopo 5 minuti perdevamo 2-0, non era semplice assolutamente. Il gol del 2-1 subito ci ha rimesso subito in carreggiata, penso che alla fine il pareggio sia ampiamente meritato, abbiamo fatto secondo me una grandissima partita. E non parliamo più di salvezza, giusto? Ma no, io già da domenica non parlavo più di salvezza. Il nostro presidente è euforico, però bisogna rimanere coi piedi per terra, bisogna stare molto attenti perché basta un attimo e magari si perde tutto quello di buono che abbiamo fatto fino adesso. Questo punto è proprio giusto dirlo, perché abbiamo quel posto, lo meritiamo, e secondo me a questo punto del campionato cercheremo di giocarla domenica dopo domenica per poi rimanere lassù, perché è una squadra che merita questo, l'ha dimostrato in tutte queste partite, in queste gare, giocando con le grandi, e secondo me noi stessi siamo stati grandi perché abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo dimostrato di valere il posto dove stiamo.